Andiamo a vedere l'anatomia del font. Su questo schema andremo a costruire il nostro font per vedere le differenze e le diverse tipologie e parti di cui è composto il font stesso. Iniziamo anzitutto a dire che l'altezza più importante, che è questa, si chiama occhio medio. È importante perché dà all'altezza e l'ingombro del font stesso. Quindi partiamo con il primo, disegniamo il primo font, che potrebbe essere una A, e eccola qui la nostra A, e andiamo a vedere che, come si vede dal disegno, ricopre praticamente la distanza e l'altezza dell'occhio medio. Ora, se volessimo disegnare per esempio una B, dove andrebbe a finire? Andrebbe a coprire la distanza, quest'altra distanza che vedete qui, che si chiama altezza ascendente. Ascendente perché ascende, quindi è la parte superiore. E infatti, se vogliamo disegnare la nostra B, troviamo praticamente la B che si va a formare in questa maniera. Quindi tutte le lettere come la B o la F, per esempio, disegniamo una F, così guardiamo anche le differenze tra gli altri caratteri. Tutte le lettere che hanno, che si sviluppano superiormente, quindi in altezza, vanno a occupare l'altezza delle ascendenti, ok? Ora, la parte inferiore si chiama, è definita, diciamo così, altezza discendente. Questa porzione del nostro schema verrà occupata da tutte le lettere che hanno, per conformazione del carattere, una parte inferiore più pronunciata, ossia, per esempio, una P, come vediamo nel mio disegno. Quindi, tutte le lettere che sono, che sviluppano in altezza vanno sull'altezza delle ascendenti. Le lettere che sviluppano in basso vanno sull'altezza delle discendenti, ok? Ora vediamo un'altra lettera che può essere la F, ma maiuscola. Ecco, questo per esempio è una caratteristica del font, che praticamente le maiuscole, anzi facciamo la E, le maiuscole occupano praticamente tutta l'ampiezza e l'altezza dell'altezza che intercorre da
la disegno e si chiama altezza maiuscole maiuscole. Dicevo che ricoprono l'altezza, tutta l'altezza che intercorre dalla linea di base, che è questa, e ve la disegno di verde, e ce lo scriviamo, linea di base. Quindi dicevo, le maiuscole prendono l'altezza che intercorre dalla linea di base fino all'altezza delle ascendenti. Quindi praticamente tutte le maiuscole passano da lì. Manca un'ultima cosa, praticamente questa distanza qui dalle ascendenti alle discendenti si chiama ingombro. Totale. Ok? Ora passiamo a vedere le parti che compongono il font. Allora, come prima cosa andiamo a vedere, per esempio, queste parti verticali di tutti i font si chiamano aste. Ok? Ora, invece, questa parte qui cambiamo colore perché è meglio. Questa parte qui ha lo stesso nome, si chiama asta curva. Curva. Ok? Ora abbiamo già visto, ho parlato prima delle grazie, giusto? E la grazia praticamente è questa zona qui. Poi abbiamo, ne segno un'altra di grazia che potrebbe essere questa, per farvi capire che comunque non è solo la parte superiore, ma anche la parte inferiore. Okay. Poi abbiamo un'altra parte di cui è composto il font. Andiamo a vederla subito e troviamo questa, che si chiama terminale. Ok? Tante lettere hanno i terminali, tipo anche la A, che abbiamo già qua disegnata. Ok? Poi, un'altra parte importante del font è questa, ossia praticamente il foro del font, e si chiama occhiello, l'occhiello. Quindi tutti i fori, compreso anche quello della A, della B,
della D, della C, no, della E, della O, per esempio, sono tutti occhielli. Ok? Ora, l'unica cosa che manca è che potrei disegnare una G dove si vede molto meglio che in altre parti. Andiamola a disegnare. La G è fatta così, più o meno. Qui abbiamo il nostro occhiello e qui abbiamo l'altro occhiello. Un'altra parte che manca e che di cui vi volevo parlare è questa, ed è questa zona qui che si chiama gancio. Quindi a questo punto abbiamo visto tutte le parti di cui è composto un font, le abbiamo analizzate, abbiamo visto anche le diverse tipologie di altezze degli ingombri, e per concludere passiamo alla differenziazione dei vari elementi che compongono il font, andando a guardare le differenze di terminale.